Allora, oggi ci parlare della collega, eccomi qua, siamo di sabato sera, è già una certa ora. Ecco qui, sono le 9 e 26-27 minuti, stasera passiamo a ci fa barba, ci sono due opzioni. Barba con rasoio che mi piglia tranquillo, bella e rilassata, o barba che mi piace addosso. Allora, l'indecisione è tanta. Allora, barba tranquilla con rasoio sarebbe questa, e posso aggiungere il pettine chiuso al mio bravo Jensen Fosso. O dare al Wilkinson, ecco qui, la cosa di provare un tipo di lametta che già di suo è molto crudo. Fammi mettere dritta, almeno è venuto buono. Le cai che di loro sono lame abbastanza prepotenti, si fanno sentire. Qui nel frattempo fanno la felpa, poi ci abbiamo attrezzato perché sennò va a finire qua. Eccola qui. Sarei indeciso, a questo punto è stato un referendum, quale usare, quale volete, quale no. Allora, indeciso è tanto, perché poi prima o poi su cosa stanno a provare, però la CAI è la mente che... Diciamo, l'ho usata una volta sola, infatti ce ne manca solo una dal pacchetto, su due pacchetti ne manca solo una. E devo dire che la prima volta usata con il rasoio, quello, però, come ho sempre detto, bisogna sempre cercare il rasoio giusto da associare alla giusta lametta. Mentre facciamo il succhiaccio, non sciacquo un attimo la faccia. Allora, faccio un po' d'acqua al pennello che è già a bagno già da un po' di tempo, lo strizzo un attimo, eccolo qui, l'omega, questo qui, l'intermezzo, il professional, l'omega professional, questo è. Vi dico che forse fra qualche giorno vi mostrerò un qualcosa di nuovo, dico forse perché non lo so, è stato un acquisto insolito, ma non vi dico niente, perché... Vi dico che non è il Cella del quale parlavo, di cui parlavo, perché quello credo ancora non sia arrivato, ma lo attendo. Però non c'è niente di certo, perché io su queste cose non ho certezze, quindi aspetto e vedo poi se sarà. Forse o ci vedremo in settimana o ci vedremo sabato prossimo con calma, perché è una cosa che mi vorrò godere. Allora, vado a prendere la CAI dal suo pacchetto, eccola qua, gli USA confezionata. Ok, molesta sulle gabbia, la voglio mettere. Perché questa cosa è più lunga? Come già vi ho detto altre volte, CAI non ha nulla di serigrafato sopra, una lametta liscia, non capisco, continuo a non capire questa scelta aziendale. Come sapone, ProRaso Blu, eccolo qui. Il pomatone di ProRaso Blu che ho usato un paio di volte. Ma a questo punto che faccio? Ho finito di mangiare anche da poco, ho mangiato anche abbastanza, mi sento ancora un po' la fase digestiva rotante che circola in me. Aspettate che sto prendendo tutto facendo dalla scatolina Ma queste sono delle lamette, devo
il conto della roba che certe volte poi giù lì vedi anche questa. Allora, facciamoci del male per la sede senza pietà, come diceva Vino Daniele, e Vago Wilkinson. Non darete meglio che e Vago Cucchillato, che Vino Daniele faceva: non darete meglio che un duro pezzo sì, non fa come me, che parla su. Allora, facciamo una cosa saggio, una volta ogni tanto. Userò il gesso nel fostoff con la piastra chiusa. Fammi togliere questa lametta che devo dismettere. Ecco qui, e vado a prendere questa lagai. Lagai è, come già ho detto, quando seleziono delle probabili scelte, una lametta che conosco veramente poco, niente. Conosco più le Feder e queste qui, perché queste sono lamette che, specialmente se le stringi in mano, ti segnano le mani. Ok, quindi bisogna fare attenzione perché non so se si riesce a vedere, non credo. Eccoli, vedete? Attenzione, perché subito sono lamette che non perdonano. Fammi prendere la piastra, la mia bella piastra chiusa. Certe volte dei movimenti in distrazione, vedi, possono farti male. Questa è la piastra chiusa. Vado ad alloggiarla e vado a chiudere il mio bravo rasoio. Ecco qui. Controllo un attimo. Se la lametta, vabbè, ma questa è già appunto obbligata, quindi fermi lì. Ecco qui, mi sono lavato, non mi resta che caricare il pennello e via. Ci mettiamo un po' di questo raso blu, vediamo. Piacevole. Non so quanto alloy e vitamina E. Ok. Ma come stavolta, se non mi ricordo male, devo avere anche il balsamo di questo, se non ricordo male. Sì, ho anche il balsamo di questo, quindi posso avere la barba usando lo stesso balsamo. Vado ad applicare. Il sapone cominciamo a spennellare un po'. Aspetta che sistemo un attimo qui. La profumazione leggera e piacevole di questo sapone. Telegram capisce, come già vi ho detto, perché non fanno anche quello giallo, ma il giallo intendo lasciare una cosa proibita. Giallo questo, ecco qui, con burro di cacao e carini. Non capisco perché non facciano pure questo, almeno. Abbiate la fa in tubetta, perché non andare a maschietta, portatela a caldo, non lo so. Purtroppo la diffusione del sapone in vaschette per la barba tradizionale diventa un attimino sempre un po' di nicchia, perché la gente va sempre presso. Il mercato va sempre più a fare queste cose, sti sapone. Ovviamente quello che più vendono e la prevalenza delle persone va sul metodo
così, rasoi che non sono male, non sono cattivi, ovviamente. Quando prendi un rasoio per 3 ricariche, le paghi 20 euro, la risposta buona te la deve dare, non può risponderti male, però non è la stessa cosa. Qualcuno va a dire sì, è meglio, cioè va bene, nel senso che qua si mantiene una tradizione, oltre che la barba, voglio dire, col metodo tradizionale viene bene, non è una cosa che magari uno dice, sì, ma tu dove fa male questa roba e cose varie, vorrei aumentare senza fare danni un attimo, no, è meglio che faccio, infatti mi si interrompo il video, poi mi innervosisco, stiamo a 10 minuti già. Non c'è la passata qua, prendo le vostre cose, la scima faccia, la tira scima faccia, la scima dalla sapore montato il viso. Nel frattempo sto facendo una strage di sapone per tutta parte, cioè volesse avere rimasto combinato, che è una cosa esagerata. Ah, ti ho detto che rimaneva fatica per il barbo, perché mi combina proprio, cioè, proprio fa capire. Ecco qua, questo fa capire. Ok, vediamo di, voglio cercare di mettere in un modo che, ecco qua, così riesco a vedere, riesco a fare. Allora, partiamo con questa bella gai, vediamo cosa ci vuole offrire. Ecco qui. Ovviamente se mia moglie non lo sapesse, guardi il tuo video e sta lavando la maglia, ma io mai ci ho bagnato prima, ma se c'ha la lavata, non ti preoccupare. Un collega mio lavoro, si vede un video il lunedì, viene che i capelli tagliati, perché fino a porto rasoio e taglia. Sembra un po' una cosa da militare, no? Ma è una presa in giro che facciamo noi. Mio fratello sta tanti video a rete, guarda Till, fino a che faccio senza niente. Prima mi dice, ah, il video, poi dormi la notte, questo e quello. Poi faccio video e non do, guarda Till, lo video. Mi domanda sempre, hai fatto nuovi video, nuove cose? E io in merito a quanto gli dico sì o no, oh, devo farlo. Un saluto nel frattempo e ringraziamento. Tutti gli amici virtuali che seguono continuamente, non si perdono mai i miei video e commentano, vi ringrazio. Certo, il canale è ancora molto acerbo, ancora molto piccolo, ovviamente anche perché, a differenza di altri, non ho la possibilità di elargire tanto per andare a. Sai che è più un vantaggio perché riceve roba, perché mandano robe e via dicendo, bene, perché comunque anche, cioè sono canali che comunque servono a sapere, anche se poi se vai a acquistare cose, vuoi sapere di cose nuove, basta che vai su internet, ricerche su Google e cose varie, trovi.
voglia che trovi, ce n'è che ce n'è per tutte le tasche. Io sono per le tasche, solitamente per le tasche medio-basse. E anche bassissime, perché disdegno i prodotti solo quando proprio si tratta di cose che non si può dire. Sì, vanno bene, la userei tutti i giorni. Sì, vanno bene, la userei tutti i giorni. Ci sono prodotti di basso costo come la Proraso che sto usando. Cioè, il tubetto stiamo parlando da 1,90 euro a 2 euro. 2 euro lo potete trovare, 2,10 euro, 2,20 euro. Se vedete che costa di più, lasciate perdere, perché addirittura vedi che la vaschetta di Proraso che pago 2 euro, 2,20 euro, c'è chi ha il coraggio di venderla a 3,45 euro, 3,50 euro. Qualcuno azzarda anche oltre, cioè, ma veramente. Cioè, addirittura col prezzo di una te ne compri due, senza contare che poi c'è da pagare le spese di spedizione e cose varie, sembra una cosa ridicola. Magari nel coraggio pure di scrivere spedizione omaggio, ma gratuita. Evito di parlare. Non importa dove vi rivolgerete per i vostri acquisti, è chiaro che se prendete un negozietto invece di prendere le grosse distribuzioni che tante volte non fanno questi prezzi belli, anzi, tante volte si trovano, se andate a un negozietto magari specifico di queste cose, diventate cliente lì, vi fate cliente lì, vedrete che un po' di sconto ve lo fanno sempre poi col tempo, no? Acquisti una volta, due, tre. Il negozio dove vado io qualcosina così me la toglie sempre. Un negozio di fornitura per parrucchieri, barbieri, che diciamo a me fa sempre il prezzo che fa ai barbieri. E quindi diciamo riesco ad avere quel po' di sconto, vado sempre, compro per me, per mia moglie. Quindi voglio dire, allora vado a fare il secondo giro, che è il giro di boa, che è quello principale. Perché il contropelo riserva sempre delle sorprese. Perché un pelo si offende, perché contropelo, che stai dicendo, frate? Ma contropelo, parto subito di cagata, cosa. Allora, sapone ce n'è ancora. Il maialozzo non ha mangiato tanto. Ecco qui, ce n'è ancora abbastanza. Mi sa che ce n'è pure per un terzo giro. Allora, vado di contropelo. Magari ci ho provato un bacio di quarta, ma per il semplice motivo che come già vi ho detto nella meta aggressiva ho finito da poco di mangiare e quindi ok ragù,
Non è un piatto leggero, eh? Fatta opera d'arte. Senza fesso con nessuno oggi quando cucina. È numero uno, non solo in quello. Devo andare a rivedermi il video che non è vecchissimo. Vado un attimo a sciacquare il viso. Stasera sono poco stanco. Lo dico che la prima mezza giornata me la ci passata ad andare a posto. Che lasciano capitale, tre bollette da pagare, ci cioè lasciano capitale, in più dovevo effettuare un'operazione, sono stato fino a mese che non è passato, andavo a posto, la mattina. Alle 9:30, tre del turno, sono stato fino a mezzogiorno inoltrato, cioè una cosa assurda. Cioè veramente sono mai stato tanto di andare a posto, mai, mai in vita mia. Ed era una vita che non ci andavo, perché gestivo le cose mie diversamente. Però questa volta sono stato un po' costretto ad andarci per un paio di cose. Ecco qui, fammi fare un po' di basettura da qua. Allora, voglio... Posso dire che... Ok, qualche puntino rosso se ma nulla di perché qualcuno proprio che già passando il dito già si toglie. Allora, come andiamo a concludere visto che cosa? Ci facciamo una bella passata del Floyd. Ecco qua. Il solitone con questa profumazione di barbiere, di vecchio barbiere, talcato, bello. Voglio, sta barba è finita, dico che tutto sommato sono soddisfatto, ho una bella pelle liscia, mi è andata bene e le CAI hanno funzionato, però... È stato un po' come vuoi vincere facile, perché diciamo che in linea di massima con quel rasoio, andando con calma pure, quel rasoio già lo reputo, è il miglior rasoio che ho, il più costoso rasoio che ho, lo reputo, diciamo, è un regalo di mia moglie, ci tengo molto a questo rasoio. È un rasoio che veramente fa il suo lavoro in maniera
eccellente, non posso dire diversamente. E ho anche altri rasoi che mi piacciono e cose varie, ma questo in particolare. La CAI è sempre quella lametta che devi fare, il puntino rosso lo lascia come si vede, devi fare attenzione perché non è una lametta facile. Volevo usarla nel Wilkinson, ma dico, se già a piastra chiusa mi ha lasciato qualche puntino, questa figurati usandola con Wilkinson. Non lo so, perché poi certe volte, come ho sempre detto, bisogna trovare la combinazione giusta. Questo è quello che è rimasto ancora bella, una bella soffice, che non è il residuo acquoso, attenzione. Guardate, è bella proprio. Ok, non è quello sporco d'arenello che solitamente lasciano i saponi da poco o quando il pennello ha mangiato il lascio qua dal pennello, poi gli do anche una passatina magari. Lascio una mano per farlo qua in Veneto, meglio non lasciare mai la roba umida perché diventa subito. Allora, voglio siamo a 26 minuti, basta, mo lascio, sono abbastanza stanco, provato. Faccio pure la barba, ci sono riuscito, tra le varie cose che sono provate. Ecco qui il pennello è abbastanza asciutto, lo lascio qui ad asciugare, sostituisco al 48 e metto questo ad asciugare qua, il 48 lo metto qua a deposito tra gli altri pennelli. Adio, ci vediamo alla prossima volta, ci vediamo, saluto, mi raccomando, iscriviti al canale che sembra gratuito, mettete un like, mettete un mi piace, non un like. Manteniamo la nostra lingua, mettete un mi piace, un bel mi piace, bella. E lasciate un commento se volete, sono pronto a rispondervi. È inutile che stiamo là a fare, diciamo, giochi di ruolo, perché veramente, cioè, stanno certi commenti che lasciano il tempo che trova, ma va bene uguale, io vi rispondo uguale. Poi lo sapete, io non è che rispondo e matematicamente vi dico il perché così. Ok? Non è che rispondo semplicemente così per rispondervi. Poi, come già vi ho detto sempre, sono un amatore della rasatura tradizionale, non faccio il professionista, però se venite voi a parlarvi di affilature e cose varie, lasciate perdere, va bene? Questo per quanto riguarda il mano libera. Poi, per il resto, va bene, se ne può parlare tranquillamente. Sono sempre pronto, comunque, in qualsiasi caso, a darvi risposte. L'importante, la cosa necessaria, è sempre il rispetto e l'educazione. Poi, per il resto, possiamo parlare tranquillamente di tutto, ok ragazzi e signori, perché ragazzi pure io dico che sono ragazzi di 50 anni e vedi i colleghi che hanno l'età mia, ragazzi dai andiamo, oramai stanno dei 50 qua, ma io ci vediamo la prossima volta, ci parlo, saluto e vi auguro buon fine settimana, dormite buono stanotte e dimani mattina esce l'arma, pennello e rasoio e facete una bella barba. Ciao, adio. Alla prossima.